Exodus, Humanità in Cammino, è il lavoro di Sebastián Salgado sull'immigrazione, che aprirà domani al Mar di Ravenna. L'esposizione fotografica rientra all'interno della nuova edizione del Festival delle Culture, promossa dall'Assessorato alla Cultura e l'Assessorato all'Immigrazione del Comune di Ravenna, e sostenuta dalla Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Citalia ANCI. La mostra sarà visibile da domani, 22 marzo, fino al 2 giugno. Oggi in una conferenza stampa è stato presentato questa unica mostra che racconta le migrazioni e oltre ai saluti delle autorità non è mancato il videomessaggio di Salgado per salutare Ravenna e i ravennati che andranno a vedere la mostra. Siamo molto felici di aprire finalmente questo progetto fotografico che Ravenna aspettava con curiosità fin da quando l'abbiamo annunciato. È una mostra importante, Exodus, Umanità in Cammino, che ha il grande merito e trova le più profonde ragioni per essere presentata a Ravenna proprio nello sguardo estremamente consapevole, sensibile ma anche politico su uno dei più grandi temi che sta attraversando e caratterizzando i nostri anni, ormai gli ultimi decenni, che è quello delle grandi migrazioni di grandi masse di esseri umani. Questa mostra credo che abbia il grande merito e la grande ambizione anche, credo, riuscita e centrata, di suggerire uno sguardo più complesso e ampio che accende le luci e le attenzioni su quelli che sono i grandi contesti che muovono queste migrazioni, quindi cercando di traslare il nostro sguardo da chi, diciamo così, si pone alla fine di questo percorso di migrazione verso quelle che sono appunto le ragioni che le muovono all'origine. Quindi l'augurio e la speranza, ma siamo certi che sarà così, che lo sguardo del visitatore uscirà arricchito e più consapevole su dei grandi temi che appunto caratterizzano i nostri tempi. Questa è una mostra molto importante che è stata preparata con molta attenzione, e anche la fase preparatoria e l'avvicinamento per noi è stato estremamente importante perché abbiamo coinvolto tutte le scuole, i docenti, insomma una mostra che vuole lasciare un segno. Sebastián Salgado tra il 1994 e il 1999 ha realizzato un reportage che poi si è condensato appunto nella mostra che adesso viene presentata al Mar, un reportage che abbraccia tutto il mondo e in cui l'autore ha testimoniato in qualche modo un'umanità in cammino, un'umanità che era in fuga dalle guerre, in fuga dalla povertà, in fuga anche dalle carestie. Ecco, ma ha voluto anche e soprattutto omaggiare la dignità delle persone e il loro coraggio, il coraggio di fronte allo sradicamento e la capacità di adattarsi, ecco, di fronte a immani difficoltà. La cosa che Salgado ha compreso in questo viaggio, quello che lui ha definito il viaggio all'inferno, è stato che fondamentalmente il potere generativo del cambiamento è legato all'assunzione di responsabilità individuale. Ecco, noi con questa mostra vogliamo sostenere questo messaggio. Salgado ci invita a non essere disattenti, a non disinteressarci, ma ad agire. Ecco, noi vogliamo quindi contribuire a un processo di consapevolezza e di responsabilità. Consapevolezza del fatto che tutti facciamo parte dell'unica famiglia umana di cui dobbiamo prenderci cura anche nelle diversità e responsabilità individuale nel cambiare, nel decidere di cambiare partendo da noi stessi. Quindi vedere le fotografie di Salgado significa in qualche modo vivere l'esperienza della dignità umana, significa incontrare l'altro, ma soprattutto significa incontrare noi stessi e la nostra intima umanità. Chers amis de Ravenna, c'est un plaisir de vous parler et m'excuser que je ne pourrais pas être présent à l'ouverture de cette exposition. C'est exactement le 21 mars, le jour de l'ouverture, qu'on partira au Brésil pour notre projet environnemental. Je suis très heureux que vous fassiez cette exposition parce qu'elle représente vraiment ce qu'il y a de plus important au monde, la diversité culturelle, la diversité raciale, n'est-ce pas? Et c'est un travail qui est extrêmement important pour moi réaliser et que c'est tellement important que les gens puissent le voir et comprendre l'importance de l'intégration de l'autre. On a besoin de recevoir, on a besoin de comprendre que quelqu'un qui quitte son pays, c'est quelqu'un de presque un grand héros, de recevoir et
toutes les charges négatives, de s'exposer, de ne pas être admis, pas être reçu. Et donc, qu'on voit ces gens, qu'on les comprenne, qu'on l'accepte, je crois que c'est la chose la plus importante qui puisse exister à la planète. Merci beaucoup de recevoir cette exposition et j'espère que beaucoup de monde puisse venir la voir pour pouvoir partager avec le restant du monde.